Sono circa 120 in tutta la regione le lavoratrici e lavoratori interessati dall'avvertenza che le segreterie Filcams, CGIL e Pescara e Chieti vogliono portare avanti, vertenza che si è aperta in riferimento al cambio di appalto dei servizi di pulizia e sanificazione delle filiali delle banche Intesa San Paolo. Il 14 giugno scorso veniva formalmente aperta dalla società uscente la procedura di cambio di appalto per i servizi citati, che ha interessato le filiali presenti sul territorio. La società subentrante però, denunciano i sindacati, nonostante le richieste di confronto per la salvaguardia occupazionale, ha eluso i tavoli di contrattazione nazionale a danno delle lavoratrici e dei lavoratori. Attilio Petrella, Filcams, CGIL Pescara. Oggi siamo qui innanzitutto per attenzionare la questione inerente alle pulizie delle filiali Intesa San Paolo sulla provincia di Chieti e Pescara, nella quale è stata aggiudicataria l'azienda Skill Service SRL a livello nazionale per quanto riguarda il lotto G, quindi Abruzzo e Lazio. La stessa società ha eluso i tavoli di contrattazione nazionale e territoriale, quindi abbiamo deciso di sollecitare le istituzioni e le abbiamo chiamate qui a Pescara, nelle tiere di Pescara. Insomma, la nuova società non soddisfa i lavoratori, mi pare di capire, secondo voi? Non solo ha eluso i tavoli nazionali, ma da quello che ci risulta, perché non abbiamo nessun tipo di comunicazione, pare che l'azienda abbia sottoposto dei contratti individuali peggiorativi con l'applicazione di un contratto collettivo che è peggiorativo rispetto al contratto collettivo firmatario delle maggiori organizzazioni sindacali. Quali sono i vostri timori? I nostri timori è che non vengono riconosciuti i diritti acquisiti dei lavoratori e quindi siamo qui proprio per rivendicare questo, anche perché parliamo di lavoratori che lavorano per redditi al di sotto della soglia di povertà, quindi parlare di riduzione oraria in questo caso ci sembra una follia. E voi avete oggi questo incontro? Abbiamo chiesto all'ispettorato del lavoro di convocare tutte le parti, quindi aziende uscenti, aziende subentranti, e richiamare anche la responsabilità sociale e solidale, la committenza, quindi Intesa San Paolo.